Non posso, come dire, perdere l'occasione perché il tema è troppo importante ed è il tema del deflusso ecologico e quindi l'ha già, come dire, sintetizzato bene, hanno già detto tutto. Io volevo aggiungere una sola cosa. In base alle riflessioni di questi giorni, di questo periodo. Ha detto bene Franco, dobbiamo mantenere la calma, tutti dobbiamo stare calmi con la consapevolezza però che nell'ultimo mese abbiamo dato una dimostrazione, il mondo agricolo, di educazione e di civiltà. E in questo contesto dovremo continuare a darlo. Nella consapevolezza però, e questi numeri che abbiamo visto, il compito nostro di associazione, quindi parlo a Sesia o a Sesia in primis, quindi qui nostro, è quello di portare al politico la esigenza assoluta che devono essere cambiati, nella consapevolezza che noi un litro di quell'acqua che togliamo al minimo deflusso, o chiamiamolo pure deflusso ecologico, se lo mettiamo nei nostri canali, ci dà un ettaro di terreno irrigato. Questo lo dovete capire tutti, molto chiaro. E Sesia, se noi avessimo 160 metri cubi secondo, dal primo di aprile, al 31 agosto, al 10 settembre. Badate bene che erano 2 litri secondo 20 anni fa. Badate bene questo, eh. Io parlo di 1 litro secondo, 1 litro e 2. Vorrebbe dire che noi con 160, 170, 180 metri cubi secondo, come dire, saremmo in grado di soddisfare tutte le esigenze idriche. Quando lì abbiamo letto il DE alla traversa a Chivasso, che passa da 8.900 a 27.300, quindi sono 19 metri cubi. Signori, sono 19.000 ettari. Noi non ci possiamo, qui con molta calma, sono 19.000 ettari. Fate voi il conto su quelli di Itoca, fate il conto su quelli di Sesia, fate conto su quelli del Ticino. Noi su questo, come dire, ci dobbiamo con la massima calma. Il nostro compito è farlo capire. Ma noi non potremo accettarlo. Noi vogliamo essere messi sul medesimo piano che è messa la flora e la fauna dei fiumi. Spetta al politico fare rispettare, alla classe politica, spetta fare rispettare i minimi o i massimi che ci sono di tolleranza sugli scavi. Noi ce li siamo portati nei campi, continueremo a portarci. E questo è fuori discussione. Quei titoli lì dovremo andarli a controllare, ce li porteremo, il terreno li smaltirà, non li smaltisce la falda acquifera. E quello è un problema enorme. E qui c'è tutta l'irresponsabilità della classe politica. Ma noi non potremo indietreggiare di 1 metro su quello che sarà il deflusso ecologico. Io non so se il direttore conosce, io non lo conosco, di quanti soldi i consorzi irrigui, dei vostri soldi, dei nostri soldi abbiamo spesi per le sperimentazioni. È qualche cosa di... Ma, 700.000 700-800 mila grandi, senza quelli che magari ha speso Ovest, voglio dire, sicuramente. Quindi è qualche cosa di, come dire, pesante, che l'abbiamo pagato tutti noi. Dovremo, se dovremo pagarne ancora, lo
ne pagheremo ancora. Però c'è un parere di ISPRA, c'è un parere di ISPRA che ci mette con le spalle al muro ed è chiaramente pesante. Non potremo accettarlo, ma non potremo accettarlo in base a quei dati che abbiamo visto prima. Quindi sappiate tutto questo, sappiate, ma però con la consapevolezza che noi di fronte all'opinione pubblica abbiamo, ci siamo messi fieno in casino in questo mese. E dovremo, come dire, con la calma, la pacatezza, ma tutto il, come dire, l'importanza del settore primario che siamo noi, la dovremo fare pesare.